Sardegna che galoppa, un modo di dire, una citazione, un motto, ma anche un dato di fatto. Con la chiusura degli ippodromi isolani per la consueta pausa invernale, alcune scuderie sarde si sono ritrovate con i cavalli in condizione, sfruttando con coraggio la vicinanza con l'ippodromo di Pisa, accettando il confronto con le categorie della penisola, ottenendo di fatto buoni risultati. Come quello ottenuto domenica 27 gennaio da Enrico il Conte, l'allievo di Fabrizio Pinna si è ben comportato a San Rossore, presentato al top della forma nella prova sui selettivi 2600 metri, conquistando un buon secondo posto. Una prova dove si è rivisto in parte il cavallo che noi tutti conosciamo, in una tattica di corsa a lui congeniale. In sella c'era l'esperienza di Salvatore Sugas, bravo a non farsi trascinare dal frontrunner BB Cipolla, il quale, grazie alla perizia, si è reso subito protagonista sin dalla sgabbiata, graduando a proprio piacimento per tutta la corsa, imbattendo i parziali indisturbato nelle mani talentuose del jockey di Burgos Mario Sanna, il quale ha centellinato le forze rendendosi imprendibile nel tratto finale. Col Conte in mezzo alla pista, BB Cipolla inseguito da Change Maker, poi Burgraf in mezzo alla pista, Enrico il Conte, BB Cipolla allunga ancora inseguito da Enrico il Conte in mezzo alla pista, Change Maker e Burgraf con BB Cipolla ancora in vantaggio, non cala ancora, è sempre in vantaggio BB Cipolla che su questa distanza si esalta, BB Cipolla, Enrico il Conte, Change Maker, ancora BB Cipolla, sempre lui. Enrico il Conte, Change Maker, ancora lui a segno, BB Cipolla, il trio che vince anche questo handicap battendo Enrico il Conte. Bene la Sardegna che galoppa. Dal canto suo Enrico il Conte ha poco da recriminare, ha provato il miracolo sparando un parziale terminale di tutto rispetto che gli ha permesso di conquistare meritatamente la seconda moneta. Pure di tenersi soddisfatto il team di Fabrizio Pinna, che assieme alla proprietaria Giovanna Pinna possono ora guardare e pianificare con fiducia il futuro. Pronti siamo? No, questo qua ti mosca.